Scusatemi, volevo farvi vedere la colazione, ma mi sono dimenticata. Devo stirare sto ciuffo perché è diventato mosso. Mi sono dimenticata perché era troppo buono e avevo un sacco di fame. Praticamente ho mangiato dei pancake ai mirtilli che ha fatto ieri mio marito, che sono avanzati, con della marmellata di fichi, che è troppo buona, non l'ho fatta io. Ce l'ha regalata mia suocera, perché lei non riesce a mangiare che è troppo dolce. Però non l'ha fatta lei, l'ha fatta, credo, una signora con cui fa la dialisi, non vorrei dire una cazzata. E ci ha regalato sempre questa signora anche una pianta, due piantine in realtà, sono di capperi, che poi vi farò vedere perché c'era in giardino. E sono contentissima perché volevo tantissimo una pianta di capperi. Io ho provato a farla più di una volta, ma non mi è mai venuta. E finalmente avrò i miei capperi, così posso mangiare la mia pasta solo con i capperi miei. E mi bevo un caffè, sono tipo quasi un mese che non bevo caffè. Perché da quando sono stata male, che mi sono auto-intossicata, non sono più riuscita a bere il caffè. Però oggi ne ho bisogno perché è venuto il ciclo e ho mal di pancia e tra antidolorifico e antistaminico io sono in coma. Poi quando il ciclo ho più sonno, sono proprio stanca e quindi oggi giornata un po' più tranquilla. Perché non ce la faccio? Io non ho sposato Bobby. Oggi no, oggi non si può fare. Oggi è uncinetto, devo montare un video, devo finire di girare un altro video e devo anche spicciarmi perché è un video sul primo anno di YouTube. Se aspetto ancora un po', lo pubblicherò per i 2 anni. E quindi niente, oggi tranquillo. Ho anche il pranzo pronto perché la pasta di ieri, che ieri ho preparato la pasta fredda per oggi, che dovevamo in teoria scendere, che oggi mio marito ha la fisioterapia ma è rimasto bloccato con la schiena. E quindi niente, oggi si salta. E quindi boh, non lo so, vediamo se pomeriggio devo scendere a prendere qua al negozietto e non giù un po' di verdura. Non lo so, vediamo, vediamo. Ci vediamo durante il corso della giornata, io mi bevo il caffè. È uscito il cookie, che miracolo! Tipo pomodori, cioè sono arrivati tipo fino a qua. A un certo punto, boh, abbiamo perso il controllo e non si capisce più niente. Sono un groviglio di... Sì, c'è tutta la linea che ho trovato il vicino, che praticamente l'ho lanciata da lassù per non fare tutti i giri con la macchina da lì, l'ho lanciata qua nel nostro giardino, un casino. E boh, non si capisce più niente, però è pieno di pomodori. Pieno. Solo che maturano pochi alla volta. E invece qua c'è la piantina, le piantine di capperi, scusa Cookie. Che bello, sono troppo contenta. Ce le abbiano regalate.
Vabbè, le terrò in vaso. Per ora devono stare qua, poi quando le travaserò le terrò comunque in vaso, non le metterò nel muro. Anche se a me piaceva l'idea di averla nel muro. Cookie. Eccoci qua, oh che mal di pancia, brutta temperatura che ho fatto. Allora, pasta fredda che ho fatto ieri, perché in teoria dovrei essere in spiaggia a mangiare in questo momento, con i pomodorini del nostro orto, la rucola del nostro orto, prezzemolo e basilico senza del nostro orto, che sempre nel nostro orto che ho tutto tritato, ho usato a mo' di erbe aromatiche anche la rucola, con cipollotto e fagioli. Com'è? Del nostro frigo. Porca. Non è male. Andiamo col pomodorino nostro. Buono. Mamma mia. Un tipo pomodoro è una di quelle cose che quando mangi quelli buoni lo senti. La differenza tra quelli tuoi e quelli comprati al supermercato. Oggi si cucina più o meno. Allora, voglio fare una focaccia di quelle tipo senza impasto. Io sposto cose, non ho preso l'acqua. Prendo l'acqua. Ok, acqua presa. Quella focaccia tipo senza impasto, dicevo, no? Quella focaccia che non si impasta. Allora, io questa focaccia me la sono tipo inventata tantissimi anni fa per pigrizia, e poi però ho scoperto che esisteva già, come al solito. Perché praticamente doveva avanzare la pasta, cioè era avanzata la pasta di oggi. Solo che mi è venuta fame poco fa e non avevo niente per fare uno spuntino veloce. Abbiamo finito la vabbè, ma per quella fame che avevo una pesca, non ci facevo niente. Comunque devo dire che questo sacchetto Lidl antispreco mi piace un sacco, perché io mi faccio qua, c'ho la cesta con la frutta, non la metto in frigo perché ce la mangiamo, perché se la metto in frigo resta lì e basta, non me la mangio. Mio marito sì, se la mangia lo stesso la frutta, però io no. Non so. Così dovrebbe bastare ancora un po'. Ma sì, così. No, dai, ancora un po'. Ok, basta. Troppo. E lievito, quello del Lidl. Quanto ce ne vorrà? Ah, questo è ideale per 500 grammi. E qua quanto ce n'ho? Ma io metto tutto. Sì, dai, più o meno. Stavolta ha un odore buono, cioè buono, per quanto il lievito possa avere un buon odore, sa di lievito. Quella volta lì era disgustoso. Adesso mescolo. Ah, il sale. Oli non ne metto, lo metto solo sopra. Sale. Il sale si mette lontano dal lievito dopo un po', sì lo so, ma a me non me ne frega niente delle regole, ormai lo sapete, io faccio quello che mi pare. Tanto mi riesce lo stesso. Prima o poi smetteranno di riuscirmi le cose facendo così a caso, per forza. Non può andarmi sempre bene. Vabbè, basta, mettiamo l'acqua. Quanta... Boh. Io se dovessi scrivere un libro di ricette lo farei senza dosi. Che la gente guarda e dice sì, ok, ma le dosi? A caso, vai a sentimento, lasciati guidare dagli ingredienti. Acqua tanta, perché non è un impasto vero. È un impasto, non impasto. Quindi deve essere un po' liquidino. No, ma tranquilli che non scriverò mai un libro di ricette.
che se per caso qualcuno capita per sbaglio sul mio libro, per la prima volta in cui si approccia alla cucina, poverino, lo traumatizzo. Questa cosa è comoda per impastare, avevo preso la forchetta, ma no, questa cosa è più comoda. Ok, allora, mi sembra tutto ben amalgamato. Sì, più o meno, dai. No, ancora no. Che buon odore. Ok, allora, deve venire così. Proprio molle, cioè non deve essere un impasto di quelli che impastate a mano. Per quello che si chiama focaccia senza impasto, perché non è un vero impasto, non lo devi impastare. Mescoli praticamente, mescoli gli ingredienti e basta. Adesso su questa ci metto... Non ti eri impastato bene tu. Ci metto un panno e lo lascio lievitare fino all'ora di cuocere, che adesso sono le 4 o 4 qualcosina, non lo so, quindi lo lascio lievitare fino alle 6 e mezza, vabbè, un paio d'ore vanno bene. E così adesso faccio i burger e vi faccio vedere anche quelli. Ricetta numero 2. Allora, io ho dei fagioli già cotti e sciacquati, mi li schiaccio per bene con una forchetta, che fatica oggi. Ma oggi è tutto faticoso. E che io ho le braccia distrutte sia dallo spostaggio mobili di ieri che dall'uncinetto, perché ci sto dando dentro, perché devo finire il prima possibile la maglia. Non ho altra scelta perché sto tenendo i video sul telefono, ma mi occupano spazio perché non mi va poi di montare il video al computer. Perché non è la stessa cosa, con il telefono posso fare un pochino meglio perché il mio computer fa schifo. E quindi comunque mi avete fatto i complimenti per i capelli e vi ringrazio, cioè vi ho già ringraziato nei commenti, ma vi ringrazio di nuovo. Voglio fare lunghi, lunghi, lunghi e poi farli verdi. No, scherzo. No, li voglio fare lunghi e poi fare, sì, davvero, cioè se è fattibile, magari un giorno dalla parrucchiera non faccio solo le punte con una leggera sfumatura verde, ma non vi aspettate un verde super acceso, il verde bosco, quello molto, molto scuro. Solo le punte, così almeno, se non mi piace più, mi stufo, tolgo. E poi mai i colloqui come fa? Ma che me frega di colloqui? I colloqui mi snobbano lo stesso. Figuriamoci se vanno a notare le mie punte verdi. No, perché quando dicevo ste robe ogni tanto, ma poi i colloqui come fa? Sinceramente. Non ho mai fatto differenza. L'unica volta che sono stata assunta seriamente avevo i teschi dappertutto, quindi. Perché io ho avuto un periodo punk. Ok, allora schiacciati un pochino, non devono essere eccessivamente spappolosi perché non piacciono. Mi serve un tagliere. Oh, non vi scannate per favore, che loro ultimamente quando siamo qua di sotto si scannano. Cioè si scannano, è Cookie che cerca di uccidere Eddie, non so perché. Eddie sì, ci rimane pure male. Prima si è venuto a mettere qua nell'angolino Eddie perché aveva paura di Cookie. Oh, vabbè. Ma perché Eddie è un tenerone? Lui fa il duro, ma sotto sotto è un tenerino. Ah sì, sto tagliando il cipollotto. Se magari vi dico quello che sto facendo. Il cipollotto che ho trovato nella borsina. Quanti spreco. Bello sottile, bello fine. A me piace mettere... No, forse ve l'ho già detto, non ve lo ripeto. No, mi sa che una volta le ho già fatte delle polpette. Sì, mi sa che queste polpette qua le ho già fatte. Vabbè, ma giusto per passare il tempo, perché oggi non sto benissimo, il ciclo mi ha messo un po' K.O. Perché resta lì?
poi ci metto anche uno spicchio d'aglio tritato, ovviamente l'aglio facoltativo. Piango, ma dai, ma i cipollotti piangono, no? I cipollotti non dovrebbero far piangere, no. Oh, no, mi sciogli tutto il trucco. Trucco, vabbè, quel poco. Ok, scusatemi, ho dovuto strofinare l'occhio, quindi... Si vede un pochino. E adesso mi trito le erbette che ho preso dal mio orto, che ho preso basilico, prezzemolo, un po' di sedano e della rucoletta che sto usando, visto che è poca, tipo erba aromatica. Non la sto usando da mangiare così perché non cresce tanto adesso come è cresciuta in primavera, inizio estate, che era, se ve la ricordate, ve l'ho fatta vedere un sacco di volte perché era pazzesca. Però è comunque buona, usata anche come erba aromatica. Comunque volevo dire una cosa, no? Perché ultimamente avrete visto che tutti stanno, diciamo, sponsorizzando un'app di acquisti molto economici, di cui non voglio fare il nome, ma temo che non sia un'app, una cosa molto buona, perché se voi guardate i prezzi sono, cioè, sono robe a pochi centesimi. Ora, a parte la scarsa qualità dei materiali, ma quello anche comprando a prezzi più alti non vuol dire niente. Se compri un gadget, una spazzola, un qualcosa che costa 30 centesimi, è ovvio che la persona che l'ha fatta non ha preso niente, ok? Quindi io questa app temo che non la sponsorizzerò mai, perché praticamente chiunque la può sponsorizzare, nel senso che c'hai un è tipo Amazon, no? Non mi sono informata perché non me ne frega niente. Però hai un link di affiliazione, una cosa del genere, che ti acquista tramite il tuo link o il tuo codice, non so come bene come funziona. Tu hai tipo degli sconti, delle robe, non è che ti pagano. Figuriamoci, cioè, non pagano i propri dipendenti, pagano te che la nomini. E no, non dico non farò mai un ordine, no, perché voglio il Tamagotchi, ve lo dico, sono sincera, vorrei il Tamagotchi, vorrei comprarmi un giorno il Tamagotchi e basta, nient'altro, solo quello. Ovviamente non ce l'ho con chi ordina da queste app, da questi siti, come anche AliExpress, che è la stessa cosa, cambia il nome ma alla fine è la stessa cosa. Perché ovviamente uno magari non c'ha soldi e ordina da lì. Ma chi lo fa per fare i video? Adesso va tanto, tutti ne parlano, quindi ovviamente se tu fai un video in cui fai vedere quello che hai comprato da questo sito, fai tante visualizzazioni, sappiate che io... No, non consigliatemela neanche, perché ho già visto, ci sono gli uncinetti, c'è veramente di tutto, ovvio che sono attratta, sì, anche tanto, però se non dovesse essere un bisogno, no, vabbè, il Tamagotchi non è un bisogno, ovvio che è uno sfizio, che non me l'hanno mai voluto comprare, a me mi piacerebbe, se lo trovo un euro, me lo compro, va bene, però una cosa soltanto, e comunque non è che gli faccio pubblicità, e preferirei disincentivare l'utilizzo di questo tipo di siti o app, perché di etico non hanno proprio niente. Sì, anche Amazon, per carità, anche Amazon, però su Amazon il prodotto non lo paghi 30 centesimi, non lo paghi un euro, qualche volta capita qualcosa molto poco, ma già i prezzi sono un pochino più alti. Poi ognuno, ripeto, fa quello che vuole in base a quello che si può permettere, però sinceramente se non è una cosa necessaria, che dici cavolo io ho bisogno di quella cosa
e lì è l'unico modo in cui me la posso permettere, allora in quel caso ci sta. Ma tanto per fare che poi butti via tutto, no, non mi piace. Ho smesso di seguire tante persone in passato perché facevano video in cui compro cose a caso così. Poi arrivavano perché avevano comprato veramente cose a caso e buttavano via tutto perché erano delle cagate, scusate la parola, ma ovviamente sono cose di bassissima qualità. Se avete ordinato non è che ce l'ho con voi, ovviamente. Adesso adesso con la farina del semolino perché non ho più niente. Però io preferisco evitare, perché comunque sinceramente no. Cioè, come a me dà fastidio quando mi offrono di lavorare 10 ore al giorno per 500 euro. Di certo non vado a incentivare quella roba lì. Uno sfruttamento che è anche peggio. Per che cosa? Per comprarmi la cosa di plastica tossica che butti dopo 2 giorni? Per fare il video? No. No. Se non è una questione di sopravvivenza, evitiamo. Io evito. Poi ognuno fa quello che vuole. Però io eviterei. Ve lo dico perché proprio oggi ho visto un video. Mi fa anche un po' ridere chi parla di cambiamento climatico, dobbiamo svegliarci, bla 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 bla. E poi fa ordini da questi siti che vabbè, lasciamo perdere, perché anche io non sono perfetta, però farò apposta per fare un video, no, anche se dovesse essere il mio lavoro che mi porta tutti i soldi, no, fa niente, piuttosto vi faccio vedere come cucino le polpette di fagioli, va bene? Oh. E uso anche farina normale perché non ho altro. Forse un po', no, un po' di fiocchi d'avena, magari. Prendo un po' di fiocchi d'avena. Fiocchi d'avena si possono usare anche per fare queste cose. Magari se li frullate un pochino, anche meglio. Anche interi, ma frullati un po' meglio. Mi raccomando, attenzione alla cottura, non esagerate perché tendono ad asciugare molto. Io adesso questo impasto lo lascio riposare, non lo faccio eccessivamente sodo, tanto che cuocio in forno. Lo lascio riposare un po' così i fiocchi d'avena hanno il tempo di assorbire i liquidi e via. Ok, adesso me lo metto così e ripulisco sto caos. E quando metto a cuocere tutto, metterò a cuocere tutto insieme, tutto in forno, così stasera accendo solo il forno, abbiamo questo, la focaccia, faccio un po' di insalata e direi che va benissimo. Devo tagliare le cipolle, quello me ne taglio per conto mio perché di sicuro inizierò a piangere. Vabbè, ci vediamo più tardi. Voglio vedere se sta lievitando. Oh mamma mia, sì! Ok, sono passate 2 ore per me, per voi no, ho dimenticato l'impasto. Oggi non ce la posso fare, direi che oggi proprio non è giornata, c'ho il sole che se mi sposto mi va negli occhi. Allora, qua c'ho l'impasto dei burger, qua c'ho, non si vede, il tappetino che sostituisce la carta forno che metterò poi sulla griglia del forno perché la teglia sarà occupata dalla focaccia. Qua ho olio, salsa di soia e un po' di questa salsina, però va bene anche solo olio e salsa di soia, però io voglio che caramellino perché adesso faccio una cosa da mettere poi sugli hamburger da spennellare, me la preparo subito. Tanto non ho messo olio nella. Non metto mai olio nell'impasto dei burger.
neanche nelle polpette. Metto un po' di salsa di soia. Se dovessi darvi delle dosi, un cucchiaio, un cucchiaio, un cucchiaio più o meno. Che poi è bellissimo perché viene tutto separato. No, vabbè. Ma è un capolavoro. Mi ricorda quando facevo gli smalti, le unghie con quella tecnica dell'acqua, non so se voi l'avete mai fatto. Si mettono delle gocce di smalto nell'acqua, si fanno tipo i fiori con gli stuzzicadenti, poi si inserisce il dito, si leva tutto, si tira su e si ha la cosa sull'unghia, lo smalto messo, ed è una roba pazzesca. Ma io il weekend ci passavo le ore dietro a ste robe. Mi divertivo un casino. E poi le persone mi dicevano: ma che bello! Ma l'hai fatto tu? No! E io sì che l'ho fatto io. Ma cos'è un adesivo? No, con gli smalti così, si fa così. Ma è bellissimo! Sì, però c'è uno sbattimento dietro. Sono più le volte che non ti viene che le volte che ti viene. Poi non tutti gli smalti sono buoni per fare sta roba. E devono essere nuovi, non devono essere un po' seccati. Fatto disastro, quindi sì, bellissimo, ma un bello sbattimento. Ora prendo l'impasto con un cucchiaio, è molto fragile. Scusatemi la sveglia, non per svegliarmi ovviamente, per... faccio una specie di pallina, la metto qua e la appiattisco un po' perché l'ho fatta molto morbide. E la sveglia dell'antistaminico, lo prendo alle 6 perché, anzi questa cosa ve la dico, che magari può essere utile a qualcuno. Perché praticamente prendendola la sera dopo cena mi faceva sonno, non subito ma dopo tante tante ore. E la mattina non riuscivo a svegliarmi, non mi piaceva, dormivo sempre fino a tardi. E non combinavo niente tutto un giorno. E ci hanno messo a capire che era antistaminico, eh. Ci hanno messo tanto. Infatti nel video sulla produttività che vi ho detto che mi alzavo a svegliare alle 9, era a causa dell'antistaminico, che non riuscivo a svegliarmi prima. Infatti è anche quello che mi ha ispirato di fare sto video. Quel video lì. Dicevo, cavoli, non riesco a combinare nulla. Perché a me se mi togli metà mattinata, ma l'intera mattinata, basta. E ho detto, ma facciamo un video, va? Così. Però no, era antistaminico, perché quando poi l'ho smesso, basta, mi alzavo alle 6:30, facevo mille cose. E... l'ho ripreso di nuovo. E solo che se non lo prendo sto male per via dell'allergia. Allora ho deciso, ho provato a prenderlo prima e ho capito che le 6, diciamo tra le 6 e le 7, non mi dà questo problema. Mi addormento prima perché io entro le 11 dormo, ma va benissimo, entro le 11, cioè per me è quella l'ora in cui si deve dormire. Non sempre l'una come facevo prima. E poi pretendere di svegliarmi presto. Che non è fattibile, ovviamente. Forse l'ho fatto anche troppo morbido. Però vabbè. Erano tipo delle frittelline fatte al forno. Non importa, basta che sia buono. Ovviamente non ho acceso il forno perché... figuriamoci se me lo ricordo. Mi spiace che oggi è un video un po' così, però io oggi il ciclo è un po' invadente, mi dà fastidio, cioè non è che sto proprio male, però boh, non so se capita anche a voi, però a me già che mi arriva basta, cioè mi passa la voglia di vivere, io lo odio, mi sento che mi frena, che mi impedisce di fare quello che voglio. E mi dà fastidio, io odio avere il ciclo, non mi piace. Ok, mi lavo le mani e arrivo. Ok, ecco qua le mie polpette. Un attimo, perché mi tiro dietro anche la tovaglia.
che ho voluto lasciare così non evito di sporcare sempre il tavolo, visto che faccio sempre disastri. E ora così con il mio acquerellino dipingo le mie polpettine. Allora, potete fare solo olio e acqua, sì, salsa di soia. Io ho voluto mettere questo perché c'è un po' di dolce dentro, zucchero, robe, no? E fa un po' di grassa, un po' di ensina buona. Ora io lo spennello e poi a metà cottura, quando li andrò a girare, lo spennello anche dall'altro lato. E verranno belle saporitine fuori e resteranno croccanti, ma morbide, un po' tutte quelle robe lì che, vabbè, vengono buone. Ok, quello che avanza lo mettete in frigo e lo usate per altre cose. Ok, allora queste me le metto da parte e passiamo alla focaccia. La devo prima tagliare le cipolle. Allora, taglio le cipolle e poi vi faccio vedere la focaccia. Allora, cioè, è praticamente acqua. La devo rovesciare, però giusto una goccina di olio la metto, anche se c'è il tappetino. Ne metto proprio una goccia e la spennello. Adesso vedete com'è liquido? Eh no, non si vede. Sì, dai, si vede. Pesa, pesa, pesa. Ok. Ora va stesa. Io però lo smalto alle unghie e ho paura di, ecco, ho paura di, scusatemi, mi siedo se no non mi vedete, anche se queste cose non si fanno da bene da seduti, ho paura di lasciare lo smalto nell'impasto, quindi non ho guanti, robe, quindi farò così. Non si fa, lo so, mi dispiace, ma ho avuto questa brillante idea di mettermi lo smalto e pazienza, peggio per me. Se no posso usare, ma se usassi le nocche così invece di usare, dai, funziona sempre meglio che usare la spatola. Che casino. No, perché dovete sapere che io, ma ve l'avevo già detto, faccio tutto a caso, no? Ma veramente tutto a caso. E visto che faccio tutto a caso e ne combino, secondo me sono anche viva per miracolo. Cioè, sono viva per culo, perché no, una volta devo raccontarvi la storia della mia nascita, perché non sono nata in modo normale. Ovviamente potevo nascere in modo normale, però se i miei accettano ve la faccio raccontare da loro. Se ci stanno, se non vogliono farsi vedere in video, ve la racconterò io, però secondo me, visto che loro erano, ero io in prima fila, però non me lo ricordo, direi anche per fortuna, perché è stata una nascita traumatica, quindi magari ve la faccio raccontare da loro. Continuo a fare bolle, ora metto un goccio d'acqua, la spalmo. Ecco, vedete, se avete lo smalto potete cucinare lo stesso usando le nocche. Ora faccio i buchi, sempre usando... No, vabbè. No, io so che qua c'è qualcuno che sta per morire di infarto. Qualcuno amante della panificazione. Ora mi sciacquo le mani, che devo mettere un po' di sale. Ok, ora metto il sale che ho messo a posto. Metto un pochino di sale, sarebbe meglio il sale grosso, ma va bene così. Adesso taglio le cipolle, anche se è molto buona già anche così, però io ci voglio mettere le cipolle. E ci mettiamo le cipolle. Ok, cipolle tagliate, non ho pianto, ma queste qua le ho già usate in 6 giorni, non fanno piangere, sono quelle bianche. Sto piangendo.
allora come si chiama? Focaccia fatta. Ci ho messo giusto un pizzichino di sale per le cipolle, poco perché l'avevo già messo. Un filino di olio, sempre per le cipolle, poco anche questo perché un pochino l'avevo già messo. E la metto in forno col programma per la pizza, non so quanti gradi per non so quanto tempo. Ci vediamo quando è tutto pronto. C'è la pronta. Qua ci sono le polpettine. E qua c'è la focaccia. Eddie! Mamma mia, ha spostato tutto! Ti sei quasi giocato la polpetta. Qua c'è la focaccia, vediamo se può farvi dei buchini. Sì, si vedono! Si sì, sotto è un po' pallidina, avrei dovuto lasciare un po' di più. Assaggiamo subito la focaccia. Che buono! Assaggio come quello del panificio. Meno montata di quella del panificio. Però buonissima, mamma mia, dovete provare a fare la focaccia così perché non dovete fare niente. Aggiungiamo la pancettina. È bella croccantina di fuori e morbida dentro. Sì, to. To cookie. Ah, buono. Adesso però vi saluto, se no faccio come ieri che poi mi dimentico. Vi ringrazio per aver visto il video, fatemi sapere se questo tipo di video vi piace. E ci vediamo al prossimo. Ciao.